Firenze, Ravenna e le zone più colpite. Restano ancora sommerse Massa Lombarda, Monselice e Castel Bolognese, dove permane l'acqua tracimata dal fiume Lamone e dai suoi affluenti. Tanto che la regione ha raccomandato ai cittadini della Bassa Romagna di non recarsi per nessuna ragione in prossimità dei fiumi, sopra gli argini e nelle zone colpite dagli allagamenti. Oltre le 500 già evacuate ieri in diversi centri della Romagna, nella notte altre 50 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Idrovore e motopompe al lavoro tra Bologna e Imola. Per ora è tutto a voi. Lorenzo, questo è il sito produttivo di cui ti parlavo. Ecco, sono qui con Giulia, che già conosci, e lui è Tullio, il nostro direttore di produzione. Lorenzo. Allora, stiamo valutando le varie possibilità, non è facile. Non è facile, però con un po' di tempo e di investimento potremmo convertire una linea per produrre dispositivi medici. Adesso ragioniamo un pochino insieme e ti facciamo sapere presto. Ciao. Roberto, ma anche se si allineano tutti gli astri, mi chiedo come facciamo operativamente. Qui in produzione non credo che facciano a gara per tornare a lavorare in questa situazione. Martedì sono tutti qui. Non ho capito, scusa? Martedì siamo operativi, siamo qui tutti. Abbiamo dato a tutti la possibilità di scegliere liberamente, no? Voglio dire, potevano restare a casa se volevano, eppure hanno detto tutti di sì, nessuno escluso. Va bene, allora vuol dire che proveremo ad allineare questi astri. Ecco Tullio, facciamo in modo. Il paese ha bisogno di questi dispositivi. Se non li produciamo noi, chi li produce? Siamo in guerra e questa è la nostra battaglia. Dai, su, forza. Questi sono i tuoi progetti, prendili. Luraschi, non vai a casa? Sempre alla ricerca del proprietario del cellulare misterioso. Sì, sono riuscito a recuperare solo delle foto e alcuni video, ma tutto il resto è andato. Va bene, lascia stare, hai fatto quello che potevi, dai. No, questo cellulare deve essere di un collega o un volontario o qualcuno che non c'è più. Comunque sia, io devo restituirlo. Buona caccia. Io vado a casa, ci vediamo domani. Ecco. Vediamo. Questo lo mando ai miei parenti in Ucraina. Ci crederanno. A proposito, come stanno? Sono al sicuro adesso? No? Sono abbastanza lontani dal fronte, ma ormai nessuno più è sicuro nella mia terra. Quanti giorni di degenza le hanno dato? Almeno 4. Poi rifanno esami e se vanno bene mi mandano a casa. E la piccolina l'hai già vista? È nell'incubatrice. Forse me la portano stasera per la poppata. Perché ride, ingegnere? No, è che mi vengono in mente così tanti ricordi. Mia figlia Sara è nata qui. L'ostetrica è la stessa, è anche la ginecologa che ti segue. Era una mia compagna di scuola, molto brava. Siete in buone mani. Ingegnere, io non potrò mai ringraziarla abbastanza per quello che ha fatto. Se non era per lei, non so se mia figlia sarebbe viva. Quando i colleghi mi hanno detto che lei non è andato via per aspettare il travaglio, io non ci potevo credere. E poi l'ospedale e tutto il resto, insomma. Senti, Elena, io nel bene o nel male vivo per la mia azienda e le persone che lavorano nella mia azienda fanno parte della mia famiglia, quindi se posso do una mano. Grazie. Ingegnere, le devo chiedere una cosa. C'è il rischio che chiudiamo? Sa, ultimamente abbiamo visto le macchine spente. Per risparmiare energia. E anche certi materiali adesso non possiamo più comprarli, ma è momentaneo. Elena, glielo garantisco, no, non chiudiamo. E poi dopo questi ultimi 2 anni non sarà certo una guerra a farci chiudere, no? Buongiorno, lei mangia? Sì, grazie. Passo dopo? No, venga pure, tanto io sto andando via. Elena, mi raccomando. A presto, ingegnere. Grazie.
Amore, come vedi la situazione è questa. Io non lo so come sia possibile, non... Comunque sono venuti ad aiutarci tutti, è incredibile. C'è anche Corlini, non è nemmeno incazzato per la storia del parcheggio. Lo sai, si è messo a sparare pure lui. Non mi aspettare, io non torno. È un casino, amore. Ruggeri, prendi il muletto. Ragazzi, forza, dai, veloce. Cerchiamo di salvare i computer, vai negli uffici, stacca tutto. Buongiorno. Scusi, sto cercando Roberto Altieri. Devo restituirgli il cellulare. Sì, lo trova dentro il magazzino. Perfetto, grazie. Prego. Grazie. Dovere. Un po' più del dovere. Non lo stiamo facendo un po' tutti in questa situazione? Non era tenuto a farlo, ma l'ha fatto lo stesso. Comunque, ho visto che non funziona più, ma si sono salvate un po' di foto e alcuni video. Grazie. Posso offrirlo un caffè? No, la ringrazio. Devo rientrare in caserma. Comincio il turno fra poco.